Quando la salsa non è solo un ballo. Bene, ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi siamo qui per presentarvi tre salsine light veloci a base di yogurt greco. Tre salse d'accompagnamento per tre momenti diversi del pranzo. Una salsa adatta alle carni bianche, una salsa adatta al pesce e una salsa adatta alle insalate. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per creare le nostre tre salse allo yogurt buonissime. Scusate il rumore di sottofondo, ma è l'ora di punta e ci sono 42 gradi e abbiamo ovviamente la finestra aperta. Saluta Gabriele. Ciao Gabriele! Anche perché oggi Gabriele sarà le mie mani, perché le mie mani oggi sono così, quindi non mi pareva il caso. Lavate che anche con l'acetone non se ne va neanche a morire, sembra che mi abbiano preso le impronte digitali. Quindi useremo le sue pulitissime manine per creare le nostre salse. L'ingrediente principale è lo yogurt greco, perché appunto, come avete detto dal video, sono tre salse facili con lo yogurt greco. E allora sono una salsa per la carne, una salsa per tutti i tipi di insalata e tutti i tipi di patatine, snack, quello che volete voi. Brava. E una salsa per il pesce. Una salsa per ballare no? È una salsa per ballare. Cominciamo subito. Allora, innanzitutto, per ogni salsa occorrerà 130 grammi di yogurt. Io vi sto dando più o meno le porzioni per una persona golosa o due persone morigerate. Poi voi invece aumentate le proporzionalmente. Un limone, un pizzico di sale, dell'aglio granulare e un bel cucchiaio di olio extravergine. Quindi questa è la base? Questa è la base, anche lei da sola fa un'altra salsa, una salsa molto neutra che poi voi potrete personalizzare a vostro gusto. Per la carne avremo l'aggiunta di paprika dolce, curry, un pizzico di peperoncino. Così diamo un senso anche a tutte le nostre spezie che compriamo attirate dalle boccette dei colori e lasciamo a prendere polvere sugli scaffali. Poi, questa cosa, quante boccette vengono buttate, sai? È vero. Poi per il pesce aggiungeremo dell'aneto, dei capperi, poi le quantità esatte le trovate nel box informazione, e del pepe bianco. Per le insalate e gli snack in genere, invece, usiamo semplicemente delle bacche rosse. Cosa sono queste bacche rosse? Le bacche rosse o pepe, il bacche rosa, scusate, delle bacche rosa o pepe falso, sono dei grani di una bacca che ha un sapore di pepe simile. Un po' più lento, però simile, però sono bellissime perché appunto sono rosse. Che bello. E poi aggiungeremo... sono rosse. Aggiungeremo anche dell'erba cipollina e queste sono buonissime, per esempio così con le patatine, con tutti gli snack fritti. Queste sono proprio, è la ricetta basica golosa. Cominciamo subito con quella per il pesce. Lavoreremo con un mini mixer, va bene? Voi se ce l'avete grande, meglio. No, meglio di no, perché sì, vabbè, anche potete lavorare anche con le fruste elettriche. Innanzitutto mettiamo i capperi squisiti. Grosso modo quanti grammi? Due cucchiaini di capperi, che sono 2, 4, 6, 8, 20 capperi circa per intenderci. Bravo. Metti il limone anche? E il succo di un limone. E diamo una prima frullatina per sminuzzare un po' i capperi. Aggiungiamo il nostro yogurt greco, un pizzico di sale, prendilo tu perché ho le mani indecorose. Sì, va bene. Un altro pochino. E un cucchiaino di aneto, che porterà la nota fresca al tutto. Se volete potete aggiungere anche un pizzico di menta, ci sta bene. Un pizzico di pepe, la punta di un cucchiaino, un pizzico così, proprio un quarto di cucchiaino di aglio granulare. E adesso frulla tutto. Benissimo, è pronta.
E questa salsina è ottima per accompagnare tutti i piatti a base di pesce. Sapete con cosa è fenomenale? Con i bastoncini Findus, perché si possono pucciare direttamente dentro la salsina. Che immagine! È buonissima. No, vabbè, no, a mo' di biscotto, con la forchetta e il coltello, amore, non in che immagine. Ma pensavo così. No. No, e vedrete che è buona. Ha un gusto chiuso e nordico che si sposa perfettamente con il pesce. Benissimo. Salsa numero 1 fatta. Salsa numero 2. Lo yogurt, questo sempre. È perché, per la carne. Questo è per la carne. Pizzico di sale. Come prima. Uh-huh. Un cucchiaino di curry. Un cucchiaino di paprika. Qualche grano di peperoncino. Grano, qualche pezzetto. Un cucchiaio di olio. E il succo di un limone. Questa è ottima soprattutto con le carni bianche, ma anche con le carni rosse ci sta bene anche con i wurstel, insomma, tipo un tramezzino con questa e la fesa di tacchino a fette o il petto di pollo a fette è grandiosa. Vai! Vedete com'è facile con il nostro mini mix realizzare salse frullati. Ed ecco una seconda, ho aggiunto poi a freddo un altro cucchiaino d'olio e per decorare la ciotolina un pizzico di paprika. Buonissima con le carni bianche. E adesso ultima per carni rosse e snack. Ricominciamo. Yogurt, un cucchiaino di aglio in grani, il succo di mezzo limone, perché nel mio caso questo è un limone enorme, ha un succo pazzesco, se il vostro è un pochettino piccolino mettetene uno di limone. In questa mettiamo un cucchiaio abbondante di olio, un bel pizzico di sale, un cucchiaio di erba cipollina, il pepe rosa lo mettiamo alla fine ovviamente, se no lo frulleremmo e non avrebbe più senso. Frulliamo! Prima di tirare fuori il tutto aggiungo un bel cucchiaio di bacche e verso nel mio contenitore. E con questa potete condire dei buonissimi arrosti di carne rossa oppure mangiarci le vostre patatine preferite. Benissimo, ed ecco a voi tre idee semplici ed estive per utilizzare lo yogurt greco e poter così farcire i vostri sandwich a base di diverse carni oppure mangiare degli snack buonissimi, magari non troppo nocivi, magari fatti in casa, accompagnandole con una salsa che non sia maionese, quindi non vi faccia ingrassare e non vi appesantisca il fegato. Tu non hai nulla da dire? Bene, quindi ricordatevi di queste ricette anche per le altre festività, per il Natale, per il Capodanno, per la Pasqua, per il Capodanno cinese e perché no anche per l'addio al nubilato. Benissimo. Bene. No, con l'aglio per l'addio al nubilato e poi domani ci si sposa, forse è meglio di no. Bene. Bene, detto ciò, queste salse tenetele presenti per un video che arriverà prestissimo su una cena alternativa o su farciture di salumi vari. Bene, quindi vi lasciamo alle foto. Fai le foto? Sì. Vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Bene, quindi se vi piace lo yogurt e le varie salsine d'accompagnamento, questo è il video che fa per te. Vedrete che sono dolcissime, buonissime, sanissime e soprattutto lo yogurt non si sente più per niente. Sono delle salse molto buone. Sì, sono delle salse veramente che piene di sapore, tra il pepe, i grani di pepe, insomma, le varie spezie, l'aglio, la paprika e quello che c'è. È tutto molto molto buono e quindi provate anche voi queste salse e fateci sapere con che cosa l'avete accompagnata. Benissimo, dopodiché noi vi diamo appuntamento a mare perché ci stiamo liquefacendo, quindi scappiamo, vi mandiamo un grande bacio, però prima vi diamo appuntamento qui per il prossimo video, sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao. Ciao.